passione per i primati è nata più o meno una decina d'anni fa, ero abbastanza piccola ed ero andata a visitare questo centro di recupero di scimmie in Olanda e come le ho viste mi sono proprio... c'è stata una folgorazione, sono rimasta totalmente affascinata da questi animali così simili a noi ma allo stesso tempo con atteggiamenti molto meno elaborati, molto più semplici, senza troppi sotterfugi e da lì diciamo che sono arrivata qua a Sempruniano e sto facendo il lavoro dei miei sogni. Assolutamente. L'impegno è grande, nel senso che ovviamente ci sono tanti animali di diverse specie, ma tutti hanno bisogno di una presenza quotidiana. Non esistono vacanze, non esistono festività particolari, per loro fondamentalmente è sempre lunedì, per cui hanno sempre fame, hanno sempre bisogno di essere puliti. Qui cerchiamo di dargli spazi più ampi, più attenzioni, un'alimentazione più sana e più corretta per la loro specie. Il mio ruolo qua è anche quello di monitorare la situazione del gruppo, controllare che non ci siano conflitti particolarmente accesi, che non ci siano dinamiche che portino magari alcuni individui a escludersi dal gruppo. È un impegno, però allo stesso modo dà anche tante soddisfazioni che alla fine compensano la stanchezza, diciamo. Quest'area sarà destinata ai grandi erbivori? Sì, quest'area è destinata ai grandi erbivori e nella parte di sotto, gli altri 20 ettari di terra, lì sotto la conformazione del terreno, la presenza del bosco ci permette proprio di avere sistemazioni perfette per grandi felini come ad esempio le tigri. Rispettiamo gli habitat e soprattutto riusciamo a creare degli spazi dove gli animali hanno la possibilità di nascondersi, certo, e di avere delle interazioni corrette in maniera molto adeguata alla loro natura e alla loro etologia. La dismissione che dobbiamo affrontare adesso per gli animali che sono presenti, non ci sono, come sai, non ci sono stime, si parla di 2000 animali. Di questi tantissimi sono grandi felini, ci sono rinoceronti, ci sono tanti erbivori, ci sono anche tanti cavalli. Per gestire diverse specie di animali è fondamentale essere in rete, quindi il centro di recupero lavorerà con la rete dei santuari europea, la rete EARTS, e grazie a questo potremo trovare sistemazione a tanti animali e non dover necessariamente ospitarli qui. Dobbiamo finire la parte della gabbia di cattura. Esatto. Okay. Stiamo lavorando in questo momento. Viene fatto come quello là, con la rete in quel modo? Questo passaggio? Sì, l'idea è quella. Ok. Quanta frutta avete preso questa settimana? 45 kg. 45 kg. E arrivano tutte le settimane. Sempruniano credo sia un luogo veramente importante per tutti quegli animali che hanno subito fondamentalmente tante angherie da parte dell'uomo.